Urbino, la culla del Rinascimento, del fervore culturale del Medioevo, candidata a Capitale Europea della Cultura 2019, Urbino, città ideale, ora vanta anche un altro primato, un altro plusvalore tra le sue caratteristiche, quella di essere anche la capitale di coloro che mettono tra i valori fondanti della loro esistenza i concetti di sostenibilità, di benessere interiore e di rispetto della natura. Infatti, da 12 anni l'Istituto di Medicina Naturale organizza BioSalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico. Quest'anno sono diverse le novità che caratterizzeranno questa edizione, dal 6 al 7 di ottobre, diventando così 5 eventi in uno. All'interno, poi, oltre a questo format che contempla a ingresso gratuito, abbiamo detto, tanta cultura, commercio, intrattenimento, spettacoli, troviamo ad esempio quest'anno il mini festival dei bambini, ma all'interno ad esempio abbiamo anche quest'anno per la prima volta il Festival delle Erbe. Cioè ospitiamo una tappa di questo evento itinerante. Poi ricordiamo quest'anno al BioSalus ci sarà la prima rassegna del biologico delle Marche, e quindi questa è una cosa molto importante perché è una vera e propria edizione zero in vista poi di uno sviluppo futuro sicuramente molto più grande e intenso nei prossimi anni. Ricordiamo poi che il focus quest'anno è sulla cultura ospite Rinascimento. Una cultura ospite, quindi, anziché un paese ospite, come le altre edizioni. Una scelta ben specifica dalle molteplici implicazioni. L'idea era quella di toccare con mano un qualcosa che avesse un legame un po' più profondo con la propria città. E perché no quello di celebrare il momento più importante che la città di Urbino visse, e quella proprio che a partire da Duca Federico portò il Ducato di Urbino alle massime eccellenze, non solo a livello umanistico, ma anche a livello pratico, se lo vogliamo chiamare, con tutte le maestanze che lavoravano a corte, appunto, come dicevo, ma che allo stesso tempo fecero numerose scoperte. Questo ampliamento della proposta, che vede il coinvolgimento di altri edifici e spazi cittadini, oltre al centralissimo Collegio Raffaello, amplifica la portata dell'evento a tutto il centro storico, trovando ampio consenso nell'amministrazione comunale, partner dell'evento. Un nuovo modo di vivere, un nuovo stile di vita, di una vita più sana, di una società che funziona meglio. Cioè, questi sono i principi che muovono BioSalus. Questo qualche anno fa, qualche decina d'anni fa, era quasi utopia, oggi sta diventando realtà. Quindi ecco, ritengo che sia veramente un momento vivo nella città, ma che non riguarda solo la città, riguarda il territorio, perché quest'anno sono rappresentate tutte le filiere del biologico delle Marche, quindi le aziende agricole, i trasformatori, le persone che sono vicino a questo stile di vita.